cambiato il lenzuolino? Sì. Quanto siete belli voi due. Una dolcezza infinita proprio. Una dolcezza infinita. Amore. Ha fame. Ma c'ha fame, lascialo mangiare dopo. La linguetta. Benvenuti e bentornati sul nostro canale. Allora, merenda, sì, ultimamente i video li facciamo sempre di sera perché tra tutte le cose che dobbiamo fare, stare dietro, sta finendo sempre alla sera. Volevo farlo stamattina, ma siamo andati a fare una commissione a pagare la bolletta dell'acqua che ci è arrivata il mese scorso, però avevamo già un sacco di spese, quindi l'abbiamo buttata su questo mese. Aspettate che apro. E poi Manu dovrà prendere il liquido della sigaretta elettronica perché non riusciamo a capire dove è sparito. Non trova più il suo liquido che aveva preso e non è ancora tanto così, quindi ce n'era ancora un bel po'. Non si sa dove è sparito. Quindi siamo andati a prendere un altro liquido. E quindi è andato così. Poi sono andata di nuovo via, sono ritornata, siamo andati a fare la spesa, infatti ho preso il profiterol del Despar. In realtà l'ho preso più che altro per la ciotola, perché sapete che sto prendendo le ciotoline per tenerle per fare i budini, queste cose qua, perché secondo me vanno benissimo. Scusate, ma mi prude l'occhio. E niente, quindi adesso io faccio un attimino merenda. Poi volevo mettere le spezie nei contenitori. Vediamo cosa riesco a fare perché non è che c'è molto tempo. Solo che devo fare qualcosa anche perché se no che video vi metto domani? E niente, la micina sta bene. Come avete visto, è con il micino. Gli ho cambiato il lenzuolino perché era macchiato, sporco. Però l'ho preso con i guanti perché non volevo lasciare il mio odore sul corpicino del micino perché poi magari la mamma non l'avrebbe più accettato. Anche se una nostra amica mi ha detto che comunque essendo padrona puoi prenderlo e non dovrebbe succedere niente, però onde evitare che poi devo dargli a mangiare io con latte, non mi sembra il caso perché è meglio che faccia il suo corso la natura. So che ovviamente era tutto sporco, dovevo cambiarlo, cioè anche l'odore che c'era andava bene. E niente, quindi metteremo le spezie, così tolgo quella roba lì che non mi piace. E poi vediamo un attimino cosa facciamo o non facciamo. Ho i fagiolini da pulire e la far cuocere. Volevo andare in piscina, ma ho troppe cose da fare, non riesco. Devo ancora provare lo spray mop di Lidl, però vabbè, pazienza. Se non riesco oggi, lo faccio poi domani. E niente,
ben due ciance, poi magari vi stufate. Ci vediamo quando ho finito questo, che facciamo due cose insieme. Allora ragazzi, mentre tiro fuori la roba della spesa che non ho ancora messo a posto, non la roba da frigo ma l'altra, vi faccio vedere cosa ho preso. Allora, delle patatine, che queste qua le ho scoperte, vediamo se si vede, sì, le ho scoperte quando sono andata a prendere le patatine per fare l'aperitivo da mia suocera con tutti quanti, e sono veramente buone. Io sapete che mangio quando guardo i film delle patatine. Poi in offerta ho trovato questo nostromo in offerta a 3,99 euro 6 lettine, quindi secondo me è una buona offerta. Poi la maionese che avevo finito, potrei farla con i bimbi, però ogni volta che la faccio non riesco mai a mantenerla per molto tempo, quindi mi dispiace. Preferisco magari fare la maionese quando c'è qualcuno che ci viene a trovare, facciamo un pranzo, una cena, allora siamo più gente e la faccio col bimbi. Poi ho preso due di soia, che adesso non so dove l'altro, perché mi sto trovando veramente bene, invece che bere il latte normale, ma già ve l'ho detto, a bere quello di soia. Quindi quando faccio le cose solo per me opto per quello di soia, quando invece faccio delle cose che ci vuole il latte, tipo la purea che la mangio anche a mano, opto per il latte normale. Poi ho preso due succhi, spero che vediate, sì, uno all'arancia bionda e uno all'arancia rossa. Una passata perché ho preso della carne trita, perché volevo fare un po' di sugo, scusate, da mettere poi in freezer, così ce l'abbiamo già pronto e non andiamo a prendere sughi pronti. Poi il caffè per la moka, che non per la moka, scusate, per la macchinetta, perché l'abbiamo finito. Un coso di alluminio, uno di pellicola trasparente, che vorrei cercare di prendere qualcosa che possa essere riutilizzabile. Ho visto già tante cose, ma non ho mai il coso di andare lì a prendere comunque queste cose qua. Riuscirò a fare anche a meno di questo, però come ogni cosa ci vuole tempo. Poi l'altro latte di soia. Una birretta, sempre per me perché lo sapete che Manu non beve, rossa. Il pan bauletto, ormai lo conoscete, ai cereali e soia. Dei spaghettini capellini. Del riso basmati, poi vi dico anche su questo. E uno di granarolo, sempre per la questione che quando Manuel comunque ha voglia di fare qualcosa con il latte eccetera, c'è anche quello per lui, perché sennò poverino non beve la soia. Quello che vi volevo dire è che sapete che io, c'è stato un periodo che con mia suocera prendevamo la pasta rei e soprattutto tanta pasta, e tenevamo tutto lì dentro. Solo che il problema, mi sono accorta che man non mangiando tanta pasta, succede che c'era un sacco di poi farfalline e soprattutto poi andava male, quindi ho optato proprio per evitare di prendere la pasta. Magari ogni tanto posso chiedere a mia suocera se ne ha un pacco, se sono comunque incasinate eccetera, perché loro comunque sono in tanti a mangiare lì, quindi loro la fanno andare molto più velocemente di... Scusate. Ragazzi, sentivo un rumore strano, non capivo che cosa cavolo era. Praticamente Manuel ha messo una bottiglia di vetro in freezer. Aspettate. In freezer per farla diventare ghiacciata. Il problema è che è scoppiata e sta bagnando tutto. Io prima pensavo fosse non l'avesse chiuso bene, invece è scoppiata la bottiglia.
può. Non dovrebbe esserci più niente, anche io. Boh, meno male che a sto punto è solo la bottiglia e non si è scongelato il freezer. Mamma mia, che un fagiolino che è caduto. Ah, è tutto bagnato. Bene. I disastri che succedono. Speriamo che non goccia di più. L'importante è che sia tutto congelato. In più non avevi neanche chiuso bene, perché qualcosa si sta scongelando. Madonna. Poi dovrò anche scongelarlo, però. Che bel pasticcio. Beh ragazzi, torniamo a noi. Ero qua che parlavo con voi, non capivo cos'era il rumore che sentivo, adesso ho scoperto. E vi stavo dicendo della pasta. Quindi ce n'è molta meno, ne teniamo veramente poca poca. E quando ci serve andiamo a comprarla, vedete, cioè c'è proprio... Questo qua c'è più che altro ancora qualcosa che avevo di minestrina. E poi quello che io prendo molto, che mi piace, sono i fidellini, i capellini, che sono fini e mi piacciono molto. Qui bisogna ancora dare una panna sistemata. Il riso mi trovo molto bene con questo qua basmati, che non è per risotti, anche se io in realtà l'ho anche usato come risotto e mi è piaciuto lo stesso. Però questo è molto buono quando comunque... devi, secondo me, fare una dieta, è più buono. E poi cuoce molto più velocemente, non è sempre duro. Quindi se cercate un buon riso, questo secondo me è in top. Tra le quali adesso andrò poi ad aprirlo perché voglio metterlo nel contenitore che abbiamo preso. Quindi lo tengo fuori. E niente, vado a mettere a posto un po' la roba che ho comprato e poi facciamo altre cose. Devo pulire anche un po' qua perché c'è un casino sta... Mamma mia. Adesso metto tutto così e poi andrò a mettere un attimo di nuovo a posto perché non si capisce più niente. Una passata, ok, maionese in frigo, adesso lo mettiamo da fuori, allora. Andiamo a mettere questo e dai. Cinque ventiquattro, otto ventiquattro. Facciamo fuori velocemente. Che se vuoi tutto buona? Ma ancora un po' rumore. Devo aprirlo. Vai giù. Ok.
così anche il riso c'è il suo contenitore. Allora, inizio con questi qua e poi vediamo. Vediamo cosa mettere e non mettere. Origano, capire come togliere i tappi, magari. Aspettate che guardo cosa c'è, perché devo capire un attimo tutto quello che ho. Troppa roba. Troppa, troppa. Madonna. Io cosa uso e cosa non uso sempre. Scriverlo qua sopra che cos'è, così da non andare a impattare, perché non ho il... La prossima volta che al Lidl fanno le etichette quelle carine lo compro, cioè quel cosino per fare le etichette carine, perché sennò è bruttino vedere qua le scritte, quindi io direi facciamo così. Riesce a girare poi, sì. Ma perché ci sono i piedi, mo? Aspettate. Facciamo una cosa ben fatta. Ragazze, qui di solito tengo le spezie, quindi bisogna capire come metterle, perché c'è anche questo lo sposto e lo metto, magari lo metto di così, e invece li mettiamo in queste spezie, così, e poi c'è l'altro strato, che o lo si mette, lo si mette davanti, mi sembra rialzato, vieni, che è rialzato, va bene, vieni che andiamo a bere, vieni, guarda chi c'è, chi c'è, un po', chi c'è, c'è Mimì, dov'è Mimì?
La cotta, dov'è Mimmin? Mica scema, eh. Ho detto, dov'è Mimmin? Stava andando di là, si è bloccata, è tornata, si è messa davanti alla scala e ha visto Mimmin. E mi sa. E qui è Mimmin. E questo è Mimmin. Ciao, Mimmin. Il cubino è elettrico. Cioè, boh. E l'altro si mette davanti o si mette dietro con un'alzatina, magari, non lo so, vediamo. Allora, rimarrebbe così, può anche starci, nel senso che tanto io ho scritto sopra, quindi basta che tiro su, eccetera. Per estetica sarebbe carino che fosse rialzato, però non abbiamo niente per rialzarlo. Ho uno di questi girati. Possiamo fare anche una roba del genere. Questi qua. Come dice Manuel, però... Vediamo. Non metto so lì. Regge, perché no, ho paura che si imbarchi. No, si imbarca perché lo tocchi un po', sversi tutto. Sono questi qua. Cos'è piccolo? No. Che uso? Per adesso. No, 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 non così. Mettilo più indietro. Ma non sei così. Più... mettilo più indietro, perché se lo metti così non... No, ma secondo me così va benissimo. Vale. E dietro ci metto questo. Però non si vede. Bisognerebbe fare una scaletta. Adesso non ho tempo, quindi rimetto le cose che mi sono rimaste qua sopra. E poi metto a posto perché è un po' un casino. Quello che stavo pensando era di trovare un modo. Stavo parlando, ma voi non eravate neanche messi bene. Dicevo che volevo fare una scalettina qua così, da riuscire a mettere qua così anche queste cose qua. E boh, vediamo. Sempre un work in progress, quando hai una casa, tutto un work in progress. Vabbè, almeno abbiamo messo a posto quelli che mi premeva. Allora, ragazzi, devo mettere via la carne. Sapete che non mangiamo molta carne noi. L'ho presa stavolta perché così magari qualcosina da tenere per tutto il mese, poi sinceramente... Noi non è che siamo da così tanta carne. Quindi inizio a fare i pacchettini da mettere in freezer. Perché suddivido tutto. Qua ci sono gli hamburger che sono fatti così. Quindi io vado semplicemente a metterne due e due. Così per due volte ce l'abbiamo. Uno. E due.
sennò poi va male, non va bene. Qui, allora, qua ci sono degli spiedini. Questi spiedini andremo a farli domani in col barbecue, perché Emanuele è un po' di tempo che mi dice: ma ci facciamo io e te una braciolata, tanto io te mangiavo poco, ce ne facciamo una. Quindi ho preso questi due spiedini, così uno a testa, quindi non vado a metterli in freezer, che domani la facciamo. Vediamo bene. Qua ci sono tre costine, quindi queste tre costine, anche se le mangio due perché a me non piacciono le costine, cioè o sono morbide che si sciolgono o non mi piacciono molto, non sono da carni così rosse sinceramente, però qualcosina mangio giusto per non essere carente di ferro. Quindi poi cerco di mangiare soprattutto legumi, che anche loro sono abbastanza pieni di ferro. Poi qua c'è il pollo. Qua c'è il pollo. E quindi... aspettate. Anche qua vado a suddividerle, perché comunque ne mangiamo sempre uno o due io e una mamma, perché non è che mangio molto, lo sapete. Vado a spaccare un po' i sacchetti. Poi qua c'è della salsiccia che andrò a praticamente tenere, tanto così la teniamo per domani da fare alla griglia, e il resto la divido in due e la mettiamo via. Vedete anche come ci organizziamo per queste cose qua. E poi c'è la carne trita, che io vorrei fare il sugo. Sono indecisa se lasciarla ancora in frigorifero, domani la faccio, o se metterla nel freezer e poi la scongelo, perché ho paura che vada male in frigo. Allora, avete visto un pochettino come mi organizzo con la carne? Diciamo che è sempre stato così, anche quando eravamo a Torino. Io andavo a comprare la carne a Porta Palazzo, che è un mercato gigantesco, dove c'era un macellaio che costava non tanto e la carne era buona. Praticamente all'epoca a Torino mangiavo più carne, diciamo che prendevamo molta più carne, quindi ci durava anche di più lì, perché comunque pensate che
prendevo i fusi, magari prendevo 6 o 7 fusi, quindi più o meno andavi avanti per 7 piatti. Cioè io sono un po' organizzata così con la carne. Ne prendo una quantità e poi la divido in più volte. Non prendo magari un petto di pollo e ne faccio 5 fette una volta e 5 fette un'altra volta. Io li prendo, li divido, faccio una fettina per me, una fettina per Manuel e siamo a posto. Tipo il pollo magari lo facciamo sulla piastra o lo facciamo normalmente in pentola, o facciamo gli straccetti di pollo con il limone o gli straccetti di pollo con soia, miele, eccetera. L'hamburger, anche quello lo facciamo, però ne facciamo uno e ci accompagniamo comunque sempre la verdura quando facciamo la carne. La salsiccia lì varia un pochettino, o magari la faccio con un po' di peperoni, oppure la metto insieme allo spezzatino, quando prendo anche lo spezzatino, stavolta non l'ho preso, o alla brace come facciamo domani. Poi la carne trita la prendo per fare il sugo normalmente. Poi cosa ho preso ancora? Basta, queste cose qua. Sapete, non è che non mangiamo tanta carne, quindi tutta quella che ho preso, che a me sembra tanta, perché sinceramente mi sembra tanta, per una famiglia magari con più persone anche dentro, magari anche solo 2 persone, però che mangiano tanta carne, quello che ho preso è una barzelletta, perché diciamoci la verità, credo che comunque 2 persone che mangiano tanta carne, tipo quella che ho preso io, la faranno fuori almeno in 2 settimane, forse anche meno. Perché se la mangi tutti i giorni la fai fuori veramente veloce. Cioè chi magari mangia pollo perché fa una dieta per tipo mio cognato, che lui è fissato con il fitness e queste cose qua, ovviamente il pollo lo fa andare molto velocemente, perché ho bollito sulla piastra, lo mangio sempre. Invece per noi diciamo che più o meno andremo avanti 3 settimane, un mese, ci andiamo avanti. Poi può essere anche di più, perché dipende cosa abbiamo voglia di mangiare, perché a volte ci viene la voglia magari di dire ma se facciamo una fettina di pollo, altre volte, il 90% delle volte, io non ho voglia di far carne, non sono un amante della carne, quindi lo sapete. Per quanto riguarda invece il tempeh, non l'ho più preso, perché quando andiamo a dove andiamo noi ad Assi, allora che vado io è sempre chiuso. Lui apre sempre alle 4:30, natura sì, e io a quell'ora devo già ritornare a casa, quindi sto trovando un po' un casino a trovare sto tempeh, perché il tempeh noi prendiamo quello di natura sì. In altri posti non è che lo trovo. Dovrei provare a guardarne se lunga il PAM. Guardato sinceramente lì, perché mi avevano detto che era buono quello, quindi mi sono sempre fissata su quello. E poi vorrei ritornare comunque a fare le polpette vegetali, eccetera. Devo solo organizzarmi bene, perché ultimamente Dakota, adesso il micino, il caldo, tutto mi sta scombussolando un po', perché il caldo proprio mi ammazza. Io arrivo il pomeriggio, sono stanca, e se non faccio almeno mezz'oretta di pennichella sto malissimo, quindi è così. E niente ragazzi, questo vlog penso che sarà lunghissimo, perché parlo tantissimo. In teoria dovrebbe editarlo Manuel, perché io stasera devo anche fargli la sacca, quindi è un po' un casino. Devo vedere quando si mette a editare questo video, secondo me si impazzisce, dice no. E niente, vedremo ancora se lo fa lui o lo faccio io. È un po' in forse. E niente ragazze, io non so se salutarvi qua, perché tanto non faremo nient'altro che montare il video e fare la sacca. E quindi non lo so. Allora ragazze, rispondo solo a una domanda che mi ha fatto una di voi su Instagram, perché ho fatto ieri, vi ho chiesto di fare delle domande, ma
erano principalmente sul gattino, se quanti gattini c'erano, se stavano bene, eccetera. Invece Anna mi ha chiesto se sono felice di quello che ho. Adesso non mi ricordo bene la domanda perché non posso nemmeno leggerla perché sto registrando. E poi ha detto che ci ammira moltissimo. Allora, io sono felice nella vita che sto comunque conducendo. Mi allontano un pochettino. Sono felice nel senso che sono grata di avere un tetto sopra la testa, sono grata comunque di essere sposata, di avere un compagno vicino, un compagno, un marito vicino, di avere questi animali. Sono contenta che comunque ci sono delle entrate, che magari poi parliamo anche un pochettino di come ci organizziamo noi per le spese, eccetera, magari nel prossimo video, vediamo un attimino, perché tante volte ce l'avete chiesto. Sto guardando che ci sono dei tappi alzati della... vabbè, mi sa pazienza, mi danno fastidio. E parliamo magari delle entrate, queste cose qua. Quindi sono felice per questo, sono felice comunque di avere un giardino, di avere un orto. Tra parentesi, l'orto non sta andando bene perché fa troppo caldo e per quanto uno bagna la sera, di giorno fa talmente caldo, secca tutto. Quindi quest'anno vada come vada, il prossimo anno abbiamo in mente un nuovo progetto per l'orto. Cambiamo proprio sistema, cercheremo di cambiare anche la terra, ma non vado nei dettagli adesso, lo scoprirete poi quando inizieremo proprio a progettare questo orto, perché la nostra terra purtroppo non va bene, è una terra di riporto. E quindi per quanto noi ci abbiamo messo dentro della cacca eccetera, sta facendo comunque tanto fatica. E poi con questo caldo è tanto dura, quindi io credo che stia facendo tanta fatica anche per questo, perché non è una terra che quando fa così tanto caldo riesce a dare i nutrimenti giusti all'orto. Chiusa parentesi, che meglio, poi ne riparliamo. E quindi sono veramente felice di tutto quello che ho. L'unica cosa che mi manca, lo sapete qual è, non mi ripeto. La cosa che però mi spaventa è un attimino prossimo anno, in futuro, perché comunque abbiamo già visto che ci sono tanti aumenti in benzina, cibo, eccetera. È una cosa che mi spaventa tanto, sinceramente. Anche il fattore che dobbiamo riempire il bombolone. Per fortuna, dico per fortuna, ci hanno detto che comunque si fa come si può. Quindi se noi abbiamo un tot da poter spendere, loro ci metteranno quel tot di gas. Quindi se noi abbiamo 200 euro di gas da poter mettere, loro ti faranno il pieno per 200 euro di gas, non ti andranno a fare tutto il pieno che poi non sai come pagare. Tra le quali stiamo aspettando ancora la bolletta di Optima, che abbiamo fatto il cambio, speriamo bene. E niente, quindi la cosa che mi preoccupa di più e mi fa comunque essere un pochettino agitata, quindi non vivermela del tutto bene, è questa cosa qua, proprio del... la paura di questi problemi, che poi ci sono sempre stati problemi, lo sappiamo, come anche per i figli, cioè una volta c'erano determinati problemi ma hanno fatto figli, c'erano problemi comunque di soldi e sono sempre andati avanti. Quindi io cerco sempre di pensare a questo, che comunque per riuscire a fare determinate cose ci vuole comunque sudore, ti devi alzare le maniche e fare, perché se non fai niente non avrai risultati. Quindi vivo la mia vita facendo di tutto per cercare di riuscire a fare, però comunque la paura c'è, non sto ferma ma la paura c'è, ecco. Quindi sono felice della mia vita ma anche un po' preoccupata del futuro. E niente ragazze, io vi saluto perché veramente questo video è eterno, ma non si sta guardando la tele di là, quindi abbiate pazienza,
non vi saluterà, ma lo sgriderò e nel prossimo video vi dirò che deve essere più presente. E niente, io vi mando un grosso abbraccio, mi raccomando, se non sei iscritto iscriviti, mettete mi piace, attivate la campanellina e commentate che noi rispondiamo. Se non rispondiamo può essere che o i messaggi sono andati in spam, quindi se non ho il computer non posso vedere alcuni messaggi in spam. Se trovate solo cuoricino perché magari l'ho letto in un momento in cui non riuscivo a rispondervi. E se no rispondiamo, magari anche ritardo, ma rispondiamo. E quindi niente, buona giornata che state guardando, buon pomeriggio, non so quando lo guardate. Noi ci vediamo nel prossimo vlog. Mi è venuta in mente una cosa. Fate così, lasciatemi una domandina sotto al video e magari prendiamo un po' questa routine che durante i video magari prendo una domanda fatta sotto al video precedente e vi rispondo. Creiamo un po' questo movimento di community, diciamo così. Poi prima o poi riuscirò a leggere tutte le domande e rispondervi. Però la domanda che mi stuzzica di più risponderò. E niente, adesso veramente vi lascio andare. Ciao!